Decreto dignità, la FISA scatta confronto sui contenuti del testo di legge, rilancia sulla necessità di rivisitare la nuova disciplina sul mercato del lavoro che rischia di produrre risultati controversi sull'occupazione nel commercio, turismo e servizi. La categoria cislina, che apprezza la stretta alle delocalizzazioni e il contrasto alla ludopatia, chiede di migliorare la normativa sul lavoro occasionale ed accessorio, con particolare riferimento ai nuovi limiti sul ricorso al contratto a termine dalla somministrazione lavoro, come anche sulla reintroduzione dei voucher nel settore turismo, dove la contrattazione nazionale di settore già interviene abbondantemente sulla flessibilità regolamentata delle prestazioni e dei rapporti di lavoro. Per il settore gioco, la categoria, insieme a Filcamsa CGIL e Wiltux, ha già sollecitato nelle scorse settimane il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ad attivare un tavolo di crisi finalizzato ad analizzare e misurare gli effetti dei provvedimenti sul gioco legale e a individuare soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla tutela dei lavoratori, stimati in circa 150.000 addetti, oltre all'indotto e ai circa 4.000 dipendenti. Le buone intenzioni del decreto dignità non bastano a stemperare le nostre perplessità sugli effetti di un provvedimento che rischia di produrre risultati controversi sull'occupazione, ha dichiarato il segretario generale della FISASCAT Davide Guarini, introducendo la giornata di approfondimento rivolta ai sindacalisti della categoria. Gli elementi restrittivi introdotti con il decreto dignità, ha aggiunto il segretario nazionale FISASCAT Vincenzo Dell'Orefice, potrebbero impattare negativamente sui tanti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, e che, stante la difficoltà in cui si dibatte l'economia nazionale, non solo non potrebbero essere consolidati con una trasformazione a tempo indeterminato, aggiunto il sindacalista, ma addirittura esaurirsi ed imporre a tanti lavoratori del commercio, turismo e servizi, soprattutto giovani, la risoluzione del rapporto di lavoro, essendo impossibile attivare ulteriori proroghe. È il segretario generale aggiunto della CISL Luigi Sbarra a sottolineare, nell'intervento conclusivo ai lavori, che il contrasto alla precarietà non si ottiene soltanto riducendo la possibilità per le imprese di assumere a termine, ma anche contrastando forme di precarietà e sfruttamento più gravi, dalle cooperative spurie all'abuso dei tirocini e alla vasta platea di false partite IVA che celano rapporti di lavoro subordinato, ma anche incentivando il lavoro stabile a tempo indeterminato. Sbarra ha rilanciato poi sulla necessità di avviare un tavolo di confronto governo-parti sociali sugli interventi in materia di mercato del lavoro, sollecitato congiuntamente da CGIL, CISL e UIL al ministro Di Maio, anche rispetto alle misure che saranno definite nella prossima legge di bilancio 2019, con particolare riferimento alla normativa sugli ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro. Il sindacalista ha infine espresso l'auspicio sulla creazione di nuovi posti di lavoro attraverso i necessari investimenti di adeguamento delle infrastrutture e sulla riforma fiscale, sul sistema previdenziale italiano, ma anche su innovazione e ricerca impresa 4.0. Unicoop Tirreno il 26 settembre incroceranno le braccia ai dipendenti della cooperativa di consumatori del sistema Coop, presente in Toscana, Lazio, Umbria e Campania, con oltre 110 punti vendita. Lo sciopero, proclamato dai sindacati di categoria Filcams CGL, FISASCAT, CISL e Wiltux, contro il nuovo piano industriale e la cessione di 8 punti vendita nel sud del Lazio, a Pomezia, Fiuggi, Velletri, Aprilia, Genzano, Colleferro e Frosinone, nei quali sono occupati complessivamente circa 270 dipendenti. A complicare la vertenza anche il superamento della contrattazione integrativa di settore e del patto occupazionale siglato nel 2017, con l'ulteriore flessibilità dell'organizzazione del lavoro e le inevitabili ripercussioni sul taglio delle ore lavorate e delle retribuzioni. Per i sindacati la stretta sul lavoro non può essere in alcun modo condivisa e le misure individuate da Unicoop Tirreno per il risanamento aziendale sono del tutto sproporzionate e decontestualizzate, tenuto anche conto che la direzione della cooperativa nulla ha riferito per intervenire su altre componenti di costo di struttura. Ipercoop Avellino, spiragli nella vertenza che ha coinvolto i 138 dipendenti dell'ipermercato gestito dalla società distribuzione Centro-Sud, attiva nelle regioni Lazio e Campania. A confronto nel previsto incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, i sindacati di categoria e le direzioni societarie distribuzione Centro-Sud e Gruppo AZ SPA hanno sottoscritto un verbale d'incontro,
Oltre all'incentivo all'esodo di 40.000 euro, il verbale prevede la continuità occupazionale per 83 lavoratori dipendenti che passeranno alle dipendenze del gruppo AZ, che rileverà il punto vendita a marchio Coop in regime di master franchising. Il verbale prevede anche la ricollocazione dei lavoratori presso la rete commerciale di Coop Alleanza 3.0 nel nord Italia, con un incentivo pari a 15.000 euro lordi. Ai lavoratori con contratto part-time che dovessero accettare il trasferimento sarà garantito un orario settimanale pari a 30 ore. L'intesa contempla anche un contributo pari a 10.000 euro per l'autoimprenditorialità ai dipendenti impiegati nell'ipermercato e intenzionati ad avviare l'attività di ristorazione. Sarà concesso in comodato d'uso gratuito l'utilizzo dei locali adibiti al ristoro e produzione pane e pasticceria. L'equilibrio del verbale, siglato in sede ministeriale, offre finalmente un positivo approdo ad una vertenza aziendale che ha visto il generoso dispiegarsi delle lotte dei lavoratori per il mantenimento dell'occupazione, ha dichiarato il segretario nazionale della Fisascat, Vincenzo Dell'Orefice. Le opzioni pattuite, che saranno sottoposte al vaglio delle assemblee dei lavoratori, prevedono anche innovative politiche di natura contrattuale, finalizzate al reimpiego dei lavoratori e, in alternativa, l'autoimpiego, ha concluso il sindacalista. Maran Credit Solution, ricerca e sviluppo, approda al Ministero del Lavoro la vertenza dei lavoratori delle società spoletine di recupero crediti. Il nodo principale rimane l'accordo da trovare entro fine settembre con il gruppo svedese Hoist, seguendo i tempi dettati dal Tribunale di Spoleto nell'ambito della procedura di concordato preventivo aperta dal gruppo Maran nei mesi scorsi. Il dicastero ha tentato di mediare le distanze tra le parti. Il gruppo svedese, che ha dato vita alla NewCo, nuova Maran con la quale vuole prendere in affitto il gruppo, sarebbe disposto a riassumere solo 171 dei 245 lavoratori coinvolti, lasciando fuori 74 lavoratori. Il mancato accordo trascinerebbe nel baratro i 72 dipendenti della sede di Catanzaro, per la quale è stato trovato un accordo di subaffitto da formalizzare successivamente all'intesa. La perdita occupazionale è inaccettabile per la Fisascat CISL, presente al Ministero con il funzionario nazionale Dario Campeotto e con Simona Gola della segreteria regionale Fisascat Umbria. La categoria punta alla salvaguardia complessiva dei posti di lavoro in un territorio già pesantemente martoriato dal terremoto negli ultimi anni. Nel frattempo a Spoleto è proseguita la mobilitazione dei lavoratori, di nuovo in sciopero dopo aver appreso del taglio del 35% degli stipendi di agosto. Lunedì 24 e martedì 25 settembre proseguirà in Umbria il confronto azienda-sindacati. Il Ministero del Lavoro convocherà le parti per il prossimo 27 settembre. Si complica la vertenza dei circa 600 dipendenti occupati nelle società del gruppo italiano Qui Group, dichiarato fallito lo scorso 7 settembre dal Tribunale di Genova a fronte di un passivo di circa 326 milioni di euro. La curatela fallimentare al tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo Economico con i sindacati di categoria Fisascat CISL, Filcams CGL e Wiltux, i consulenti delle aziende partecipate, gli assessori al lavoro di Campania, Liguria, Lazio, Piemonte e Lombardia, ha annunciato la sospensione delle attività che allo stato coinvolgerebbe 187 dipendenti diretti della società che si occupa della fornitura di buoni pasto, i quali vanterebbero crediti da lavoro per oltre 1.800.000 euro. La sospensione delle attività avrebbe un effetto domino anche sull'occupazione delle altre società controllate del gruppo. Le ripercussioni anche per i 123.000 esercenti presenti in Liguria, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania e Toscana, che vanterebbero crediti per oltre 200 milioni di euro. Il dicastero, presente nella persona del vice capo di gabinetto Giorgio Sorial, ha invitato la direzione societaria a proseguire le attività ed ha sollecitato un impegno comune volto a ricercare una soluzione. Il tavolo ministeriale tornerà a riunirsi il prossimo 1 ottobre. Per la funzionaria sindacale della Fisascat nazionale, Elena Maria Vanelli, presente all'incontro, è importante capire quali siano i numeri reali di questa vertenza, perché il rischio occupazionale legato all'effetto domino è molto alto, oltre al fatto che non si intravede una possibile prospettiva occupazionale. La sindacalista ha sollecitato l'attivazione di ammortizzatori sociali dedicati per questi lavoratori, oltre alla metà della città di Genova, città già martoriata dalla tragedia di questa estate. L'assemblea dei lavoratori nel capoluogo ligure deciderà le iniziative di mobilitazione da intraprendere a supporto della vertenza.
Formazione Fisascat, proselitismo, rappresentanza e welfare contrattuale è il leitmotiv del quarto e ultimo modulo del corso lungo di formazione, giunto all'ottava edizione, promosso al Centro Studi CISL di Firenze. Circa 30 i partecipanti all'iniziativa, tra delegati e operatori della categoria provenienti da tutta Italia. La sessione formativa ha esaminato la normativa su rappresentanza e rappresentatività ed ha analizzato gli accordi fin qui sottoscritti sul nuovo modello contrattuale. Tra i temi trattati anche il welfare contrattuale, la conciliazione tempi di vita e lo smart working. Il modulo si è concluso con una tavola rotonda sul tema politiche attive e nuovo welfare. Tra i relatori all'iniziativa, oltre al segretario generale della Fisascat, Davide Guarini, il segretario generale aggiunto della CISL, Luigi Sbarra, Antonella Marzala, esperta di politiche attive del lavoro, e Marco Lai, docente del Centro Studi CISL. In Piemonte, a Torino, la Fisascat regionale ha preso parte, insieme alla CISL, alla manifestazione promossa sotto la sede del Consiglio regionale dai lavoratori e dalle lavoratrici del comparto gioco legale, per sostenere la richiesta di riaprire un confronto sulle misure adottate a livello regionale, con le inevitabili ripercussioni sull'occupazione nel settore. Una delegazione è stata ricevuta dai capigruppo del Consiglio regionale. L'incontro è servito a fare il punto sulla situazione e a fissare una nuova riunione con tutti i soggetti interessati, per dare risposte e capire meglio come conciliare la lotta alla ludopatia con la difesa dei posti di lavoro. Per la categoria cislina, cancellare le prospettive occupazionali a migliaia di addetti, con il rischio di generare un nuovo far west nel settore giochi a vantaggio dell'illegalità, non è una risposta né all'occupazione né alla lotta alla ludopatia. La legge regionale, hanno sottolineato i segretari territoriale regionale Carla De Stefanis e Cristiano Montagnini, va rivista e siamo pronti al confronto di merito. All'iniziativa ha preso parte anche il segretario nazionale della Fisascat, Mirko Ceotto. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi, arrivederci la prossima settimana. Sei un lavoratore stagionale del turismo? Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, hai diritto alla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego in vigore dal 1 maggio 2015. Il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio, qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato. La Fisascat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio, turismo e servizi.